Se non ci fosse un cretino che vi sta riprendendo, il trucco è quello lì. Questo sembra proprio nel teatro quando devono fare la tempesta. È stupendo. La natural de la naranja es pequeño. De tetrapac, ya de paquete, es uva, piña o toronja. Yo un jugo de naranja natural. ¿Se lo mando doble, está bien? Sí, sí. ¿Qué? ¿Tú? Pasa, pasa. Dai. Pasa. Eccolo, dale. Cioè, non abbiate la stessa posizione, vediamo un po'. Tutto qui, iniziate a vedere. No, perché poi tu avvicini sulla fontana dietro, perché è il vero oggetto della porta. Sai che ti lascio il sonoro? Sto Sì. Vola. No, aspetta. Per la notizia della morte. Ma cosa? Ma in che, cioè, se la notizia quando sarebbe stata pubblicata? 1920, però sarebbe stato impossibile anche nel 1921. Ma nel 1919? Nel 1919 anche. Nel 2011? Nel 2011 sicuramente è possibile. Possibile. Possibilissima. Mario Rossi. Beh, però così cosa facciamo? Mario Rossi va benissimo, sì. Muore. Va bene. L'incidente. Va benissimo. Auto. E va bene. Anche. Sì. L'abbinamento di Mario Rossi. Ma se lo scrivessimo capiranno prima? No. Anzi, forse sarebbe talmente possibile per noi che nessuno ci sarebbe caso, però nel 1920 fino al che anno sarebbe stato possibile? 30, 40? No, 40. Puoi dirmi per favore, secondo te, quindi allora chi invece è molto adatto? Io! Tu hai detto, tu sei la persona meno adatta, riferendoti a chi invece secondo te lo è molto? Tanti più di me, no? Tipo penso... tanti. Siete inquadrati, Emma, Laura, Chiara, ditemi a turno che cosa vuol dire per voi la partenza di Marcello e Lanna? Partiamo con loro. È la fine. E per te, Chiara? La nostra casa vuol dire un po' una liberazione, perché forse ci danno un po' di carta igienica che non ne possiamo più di lavarci con lo scotte. Un commento. Secondo te la persona più spiritata. Ho cercato di evitare questo momento fino adesso. Poi Daniele mi ha messo in mezzo anche stavolta. Fai almeno un pensiero per la povera Faggiani. Un pensiero per la povera Faggiani. Le suivant. Beh, insomma, avrebbe dovuto partecipare l'altra sera alla discussione sul perché non ci sono più delle grandi voci, e probabilmente si sarebbe tirata sul morale per i prossimi 30 anni. E un motivo per non venire quale poteva essere? Un motivo per non venire? Sì. Che non c'era un uccello libero. Ecco. Condividi questa impressione. A Daniele la risposta. Sei d'accordo? Però non è detto, magari ne avrebbe trovati anche per lei. Cambia Capodanno, è sempre lo. Come ne è venuto fuori? Ciao Diego. Non c'era il cappellone l'anno scorso, Diego?
quello che andava su tutto. Ed ecco? Ed ecco il nuovo Giovanni. Ciao Giovanni. Nuovo Giovanni. Sì, perché non c'era l'anno scorso, non si era l'anno scorso era in faccia. Sì, è vero, c'era a suo modo. Sì, adesso arriva. Eccoli qua, sulla ponte. Anzi, sulla punta del ponte. È difficile dire punta del ponte, perché il ponte è della punta. Ma qui c'era sul calorifero un piccolo bravo. Vai. Le camper l'hanno con i puntini. Buona. Nelle isole Galapagos. I guardalunghe. Pablo diceva che viene. Sì, oppure più volgarmente. Apollina. Un altro modo delle bestie. In un luogo pubblico, da un lato si entra, dall'altro si esce. Uscita. Basta. Ingresso. Basta. Allora, è il primo uomo della terra. Adamo. Al prossimo. Ma beccato. Al prossimo. E beh, insomma. Ci vediamo tra un anno, come al solito, se ci la vedi. L'hai beccato e l'ho riuscito a evitare tutta la vacanza. Sapevi che non potevi alla lunga. Lui all'anno prossimo. Laura, vuoi salutare mentre ha denti? Aspetta. Ciao Laura, buon anno. Buon anno, dai, adesso non mi prendere. Ciao! Ciao Emma, come stai? Bene. Ciao bella, guarda, scusa qua che ti sto riprendendo nel filmino, poi te lo faccio vedere. E guarda, lui è Giovanni? Sì. Madonna, eccoli qua. Lo vuoi prendere tu? Ce la fai? In questi giorni Giovanni manda quello che... Che trova? Anche tu Emma un po'? È molto buono, eh? Ma scusa, il panino col prosciutto crudo? Ciao Laura, guarda. Ma la pettinatura non è la stessa della festa, fa vedere. Troppo. Non ha retto quella meraviglia lì. Laura, vuoi dire qualcosa che rimanga per l'eternità? Non si è sentito. Ma non voglio che parti. Con chi vedo Mary Poppins dopo? Eh? Eccola. Emma, saluta il Davide. Quello è il Daniele, il Davide sono io. No, ma nella telecamera ha fatto bene, ah, sì, giusto? Vero, vieni qua, trappolona. Ciao, fate ciao. Ciao. Ecco che si fa un po' poco. Dietro. Ma magari non so, può guidare la mamma e il papà può rimanere qui oppure può guidare. Ma la mamma non è molto capace di guidare. E Giovanni meno ancora, secondo me, vero? Meno ancora, non sa neanche come se come andiamo e neanche io non lo so. Quindi l'unico che sa guidare è il papà. Gli unici che possono stare dietro siete tu. E allora non so, rimane la mamma con lei, ma qui il papà e Giovanni partono. Va bene questo? No, non va bene niente. Va bene solo che. Ciao Emma! Sta qui! Ma partono ti pisto? Sta, ma dai! Sta qui il Diego, io e la mamma e Giovanni! E se il Giovanni parte da solo in treno va bene? No! Saluta i pisto anche che partono, Laccio.